Era il primo Consiglio federale dopo il congresso, quindi abbiamo dato la tabella di marcia di tutto quello che faremo, soprattutto sui temi del lavoro, dell'Europa e dell'immigrazione da qui a maggio. Saranno i tre principali temi, altri si appassionano a litigare sulla legge elettorale. Tema che non ci avvince, a meno che qualcuno non stia preparando, come dice Giancarlo, più che il modello spagnolo, il modello turco che prevede sostanzialmente il partito unico o i due partiti unici e tutti gli altri eh, a rogo, e quindi se qualcuno sta lavorando a, a una legge truffa di scelbiana memoria, eh, di questo cominceremo a preoccuparci. Per il momento abbiamo messo in cantiere tutta una serie di iniziative, un tour, un, uh, un no-euro tour. Un Euro Exit Tour che toccherà tutti i capoluoghi del nord e non solo, Milano, Firenze, Genova, Bologna, Torino, Padova, Bergamo, a partire da febbraio con professori universitari e imprenditori che spieghino in sale grandi e presumibilmente affollate come un'altra Europa sia possibile e quanto siano maggiori i vantaggi di un'uscita e di una ridiscussione dei vincoli europei rispetto al mantenimento dello status quo. E poi un'altra serie di iniziative da fiaccolate in tutti i capoluoghi contro ogni tipo di nuova immigrazione, visto che ancora oggi il ministro Chienge ha preannunciato per gennaio la calendarizzazione alla Camera in Commissione Affari Istituzionali del disegno di legge sullo Ius Soli, quindi su questo il nostro impegno sarà assolutamente... Costante. Abbiamo confermato l'iniziativa in tutto il Veneto, non solo nelle città, ma in tutti i 500 comuni del Veneto per il primo e due marzo. Gazebo e raccolta firme a sostegno dell'indipendenza del Veneto con lo slogan L'indipendenza che conviene. E quindi saremo presenti ovunque con le bandiere della Lega e del Leone di San Marco in mezzo ai Veneti per arrivare fino a Pontida domenica 4 maggio. Quindi vi evito tutto il resto del dibattito. Eh, interno però ci siamo andati questo crono programma comprese riunioni mensili dei governatori, degli assessori e dei consiglieri regionali da cui eh, usciranno proposte che riguardano tutte le regioni del nord che faremo contemporaneamente la prima riunione delle quali è sabato questo eh, a Milano al nuovo Hotel vi daremo comunicazione comunque eh, i governatori, i consiglieri gli assessori per uscire con due, tre, quattro battaglie forti comuni a tutte le regioni eh, ogni mese in contraltare a un governo che, che massacra, ecco, dal nord partiranno alcune proposte e risposte concrete. Questo è obiettivo raddoppio dei tesserati e degli iscritti rispetto all'anno scorso, perché però non diciamo tutto oggi, a questo stiamo lavorando, stiamo lavorando anche alcuni quesiti referendari su cui cominceremo a raccogliere le firme nel mese di marzo. però... Prima li definiamo e poi ne parliamo. Questo è stato l'oggetto della discussione di oggi. Un bel Consiglio federale, partecipato, dibattuto, si è parlato di infrastrutture, di aeroporti, eh, di lavoro, di pensioni, eh, de, di euro, di immigrazione. Non si è parlato del ministro Chienge, visto che si è parlato di cose importanti. Eh, Detto questo, se ci sono delle domande, si è pianificata un'attività di evidente presenza sia alla Camera che al Senato, visto che questa settimana ritorna lo svuotacarceri sia alla Camera che al Senato, e al Senato ci sarà anche il dibattito sulla demolizione di decine di migliaia di opere abusive a Napoli e dintorni. Quindi diciamo che la Lega farà vivamente e vivacemente presente cosa pensa la gente del nord di alcuni provvedimenti occupando, forcando e disfando. Sull'euro stiamo preparando e verrà pronto a breve a cura di alcuni professori universitari un libricino che spiega la exit strategy, parlando di tutto quello che è di interesse del cittadino medio, le pensioni, il mutuo, il costo della benzina, il valore del mio appartamento e quant'altro, facendo un paragone fra la situazione attuale e la situazione futura. Eh, lo stiamo preparando e, e sarà la nostra una campagna positiva e propositiva. Ormai abbiamo spiegato, e mi sembra che sia chiaro anche ai pali della luce, che questa Unione Europea e questo euro, che ne è uno strumento criminale, non ci vanno bene. Eh, proporremo che cosa vediamo domani, non solo in Italia, ma anche con un tour europeo che ci porterà in Francia, in Austria, in Olanda, insieme a quei movimenti con cui abbiamo cominciato a dialogare da. Da qualche mese. Sulla riforma elettorale è Giancarlo. Che... Aspettiamo la versione definitiva perché ogni minuto che passa ci sono versioni differenti. Eh, al momento appare un incrocio tra il modello turco e il modello spagnolo, eh, cioè con, uh, in Turchia c'è uno sbarramento al 10% che l'Unione Europea ha più volte criticato quanto antidemocratico, adesso speriamo di vedere delle versioni più prossime allo spagnolo che al turco. Comunque. In ogni caso, quando ci sarà una proposta depositata, noi valuteremo. Per il momento ci sembra che se l'unico obiettivo è far fuori tutte le voci dissenzienti e tenere in piedi soltanto due partiti, non sia interesse del Paese, è evidentemente interesse di parte, cioè delle due parti che sono sedute in quel momento a quel tavolo. Quando in Parlamento e non in una sede di partito si discuterà di legge elettorale ci saremo anche noi con le nostre idee.